al comunale Massetano di fronte Massa Martana e Camerano. Partita valevole per gli ottavi della finale nazionale di Coppa Italia di eccellenza. Due formazioni scendono in campo rispettivamente con un 4-4-2 per quanto riguarda la formazione di Sabatino Montecchiani, squalificato De Santis nella formazione rossoblù e Ramadani che è infortunato. Assente nella formazione marchigiana il centrocampista Biondi per squalifica. Una partita abbastanza vivace sotto l'aspetto del gioco, molte le occasioni soprattutto per quanto riguarda i padroni di casa, ma anche alla fine la formazione di Sabatino Montecchiani la spunta seppur di misura per una rete a zero dopo aver creato veramente molto nell'arco dei 90 minuti. Ma andiamo per ordine con le immagini. Al terzo già subito pericoloso il Massa Martana con Rocchi che svetta di testa su un cross di Marco Angeli, ma la palla va di poco sopra la traversa. 12 minuti più tardi ancora pericoloso il Massa Martana, Rocchi la scarica su Scassini che con il contagiri la mette in mezzo per la corrente Manni che in solitario non inquadra lo specchio della porta. Al 43esimo si vede il Camerano in fase offensiva. Taddei mette la palla dietro per la corrente Stella che prova la botta all'incrocio dei pali, ma la misura non è delle migliori con la palla che va sul fondo. Al 44esimo sul capovolgimento di fronte il Massa Martana a divorare il vantaggio con Rocchi che a tu per tu con l'estremo difensore Lombardi, ben servito in verticale da Alessandro Angeli, sbaglia la mira e il pallone finisce sul fondo. Tutto qui per quanto riguarda i primi 45 minuti di gioco, veniamo subito alla ripresa dove già al quinto c'è l'occasionissima questa volta per il Camerano. Angolo battuto da Polenta, colpisce di testa l'Api e sulla linea di porta salva in estremis Tiberti. Al settimo sul capovolgimento di fronte il Massa Martana a passare in vantaggio, il gol costruito tutto in famiglia Angeli, Marco verticalizza per Alessandro che a tu per tu con Lombardi la mette dentro, non sbaglia così il gol del vantaggio, 1-0 per il Massa Martana. Al 22esimo il Massa Martana continua ancora a spingere sull'acceleratore ed è di nuovo entrato Giuntini a mettere in serie difficoltà l'estremo difensore ospite che devia praticamente il pallone con un piede sulla botta del numero 18 Massetano. Al 31esimo si rivede il Camerano in attacco con il nuovo entrato Donzelli, il quale prova il diagonale dalla destra ma la sfera finisce sul fondo. Al 32esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Alessandro Angeli colpisce di testa Nulli Costantini e questa volta c'è la grande risposta dell'estremo difensore del Camerano Lombardi che devia la palla ancora una volta in calcio d'angolo. Il Camerano insiste fino al 95esimo per poter riequilibrare le sorti dell'incontro, ma resiste il Massa che si porta a casa questa vittoria per una rete a zero sul Camerano. E ovviamente tutto in vista della partita di ritorno del 28 di febbraio. È tutto dal comunale di Massa Martana. Allora siamo con il sindaco di Massa Martana, Maria Pia Bruscolotti. Allora sindaco, lei è sempre presente, abbiamo visto alle manifestazioni più importanti, noi rappresenta Liberati per la vittoria del Massa Martana nella fase finale della Coppa Italia regionale, oggi presente nella fase nazionale, insomma è un po' un portafortuna? Spero che sia anche un portafortuna, ma sicuramente è la volontà di sostenere questa nostra squadra che ha già riportato un successo davvero grandioso, perché vincendo la Coppa Italia regionale per Massa Martana è stata già una grandissima soddisfazione. Quindi continuiamo a sostenerla così come facciamo sempre perché possiamo ancora andare avanti. Il calcio, lo sport è anche un volano per la promozione del territorio, per far conoscere Massa Martana al di fuori dei confini regionali. Oggi abbiamo infatti ospitato anche gli amministratori di Camerano, l'altra squadra che è avversaria quest'oggi, e è sempre piacevole fare uno scambio tra amministrazioni e quindi tra comunità. Nel calcio è possibile anche questo, non soltanto una disputa sportiva ma anche un incontro. Sabatino Montecchiani, tecnico del Massa Martana. Allora, una vittoria importante, forse è stata oggi una delle più belle partite del Massa Martana,
purtroppo un risultato che poteva essere un po' più rotondo a vostro vantaggio, sbagliato un po' troppo in fase di attacco. Sì, diciamo che abbiamo sbagliato qualche gol, ma è anche vero che gli attaccanti fanno tanto lavoro, quindi spesso non arrivano neanche le uscite sotto porta. Però il risultato, dai, ci aggrada, non subire gol a casa è importante, e poi anche loro nel finale hanno avuto un'azione per poter andare 1-1, dopo lì sarebbe stata molto più dura. Per il resto sì, una bella partita, diciamo che abbiamo recuperato un paio di difensori, quindi la squadra riesce ad essere un pochino più solida, dai. Per il resto, ragazzi, l'impegno non è mancato né oggi né nelle partite precedenti, un po', solamente un po', ecco, di fortuna. Allora mister, dicevamo di una bellissima partita comunque sotto l'aspetto del gioco, una sua squadra che comunque ha capitalizzato un po' poco, creato un po' poco rispetto a quello che ha fatto vedere il Massa Martana. Beh, bella partita sotto l'aspetto del gioco, non sono assolutamente d'accordo, perché si è cercato soprattutto il lancio lungo e attaccare la seconda palla. Partita compromessa comunque dal campo, non in perfette condizioni, perché comunque anche i rimbalzi non erano regolari e abbiamo creato poco, forse Massa Martana ha creato per 10 minuti un quarto d'ora un po' più di assedio, ma tutto sommato secondo me, è chiaro, guardo sempre il punto di vista un po' dalla mia parte, il salvataggio sulla linea, la conclusione di Donzelli che è uscita di pochi centimetri, un'altra occasione, un paio di occasioni in primo tempo con Stella, quindi secondo me in termini di occasioni eravamo quasi insomma sullo stesso livello. Non sono contento comunque della prestazione che abbiamo fatto sotto l'aspetto del carattere, perché il Camerano deve dare di più. Sono comunque molto sereno, perché ci abbiamo tutte le carte in regola per ribaltare il risultato nella partita di ritorno, e sicuramente abbiamo comunque le armi per giocarci la nostra partita indipendentemente da come vada, su un campo comunque in cui noi siamo abituati a giocare, perché su un sintetico e venire qui si fa veramente difficile. Non è questa una scusa, perché comunque la squadra si doveva adattare comunque, e questo fa parte del calcio di oggi, adattarsi comunque alle situazioni, quindi certe situazioni dobbiamo interpretare in una maniera diversa, ma va bene così, insomma, chiaro, indietro non ci si può ritornare e cercheremo di lavorare per correggere gli errori che si sono dimostrati in questa partita, e vedremo insomma la partita di ritorno mercoledì prossimo.